Maggio 1944. Gli inglesi si avvicinano. Il 20 maggio, nonostante il mio disprezzo per gli inglesi, comincio a diventare impaziente. Vorrei che arrivassero. E invece non arrivano. Su un muro a Trastevere è comparsa una scritta, in romanesco, che trascrivo sul quaderno. Generale Alexander, abbiate pazienza, che fra qualche mese venimo a liberarvi. In 3 mesi dallo sbarco di Anzio sono avanzati di 1 chilometro. 2 giugno 1944, gli americani. Il 2 giugno parlo finalmente degli americani, di cui prima non mi occupo mai. Sono più simpatici degli inglesi e almeno a scuola non li ho mai sentiti nominare. Dico che la loro quinta armata sta marciando vittoriosa verso la capitale, dopo aver sfondato la linea Hitler. Quelli che mi sembrano i peggiori sono i decollisti, così venivano chiamate le truppe francesi, tutti mercenari e per di più negri e marocchini. Mi diventano familiari i nomi delle strade romane, prima ignoti. Sulla Casilina, a Valmontone, c'è l'ultima resistenza tedesca. Sull'Appia, gli alleati procedono invece spediti, mentre convogli militari tedeschi intasano la via Cassia, ritirandosi al nord. Tutte le vie d'accesso alla capitale sono mitragliate dal cielo e in città non c'è più né acqua, né luce, né gas, né roba da mangiare. Le famose provviste per quando ci sarebbe stato lo stato d'emergenza e che non dovevano essere toccate in vista di quel momento sono diventate preziose. Il giornale d'Italia, riferisco, invoca Roma divina e immortale. Ma come sempre, il cinema non si interrompe. Si proietta Calafuria con Doris Duranti. Finalmente, anziché occuparmi dell'onore perduto della patria, esprimo qualche preoccupazione per chi non può pagare l'olio a 2200 lire il fiasco e le uova a 22 l'una. Giugno 1944. E all'alba del 4 di giugno, dopo una notte interrotta dai boati delle cannonate, che Bianchina suona al cancello, dicendomi elettrizzata, sono arrivati. Di corsa raggiungiamo Piazza Ungheria. Lungo Viale Parioli, provenendo dal Tevere, si snoda un'ininterrotta colonna di soldati americani, a bordo di jeep e di blindati. Ridono e cantano, gettano tavoletti di cioccolata e sigarette alle ragazze che acclamano. Dopo poco, come per miracolo, sbucano camionette cariche di italiani che inneggiano la sconfitta fascista. Su una c'è persino una bandiera rossa, la prima che ho visto in vita mia. Non partecipo all'euforia. Lo spettacolo non mi piace, mi sembra poco dignitoso. Non so chi siano gli antifascisti venuti allo scoperto, soprattutto non so cosa abbiano fatto finora. Poi, nei giorni successivi, l'accaduto, di cui sapevo così poco, mi si rovescia addosso, tutto assieme. Vengo travolta da un'ondata di notizie, che riporto, senza nemmeno tentare di decifrarle, sul diario. Mi forniscono finalmente un contesto internazionale in cui orientarmi. Le informazioni su quel che sta accadendo al nord, gli ultimi eccidi perpetrati dai tedeschi in fuga. Tumultuosa, segue la cronaca dei mutamenti. Sparisce il messaggero, compare il Corriere di Roma. Vengono scoperte le fosse ardeatine, dietro le catacombe di San Callisto. Si insedia un governo Bonomi, in cui ci sono addirittura ministri comunisti. Si susseguono gli arresti di persone compromesse col regime, fra queste anche genitori di amici. Nel mio quartiere, ai Parioli, c'è gente che ha paura di quanto potrebbe accadere. Sono i borghesi, categoria di cui non sento di far parte. Non solo perché i miei non sono fascisti, ma perché a casa mia il termine è sempre stato usato con una punta di disprezzo, arricciando il naso. Quella o quello, ho sentito mille volte dire da mamma, è così borghese. Credo volesse dire piccolo borghese, ma saltare l'aggettivo aveva anche un altro significato. Voleva dire conformista, provinciale, bigotto. Noi non lo siamo, perché più irregolari. E per via della Mitteleuropa triestina. Il censo non c'entra, tantomeno la collocazione sociale. È solo quando mi sono iscritta al Partito Comunista Italiano che quella definizione mi è stata buttata addosso, per dirmi che, in quanto borghese, non potevo essere una vera rivoluzionaria.
Il proletariato è determinato, infatti, perché ha da perdere solo le sue catene, mentre io non avrei potuto essere pronta a tutto. Di essere diventata borghese, con l'iscrizione al Partito Comunista Italiano, vale a dire uguale ai pariolini. Soffrii molto e mi vergognai, ed è anche per questo che mi gettai subito a capofitto nella milizia politica, per farmelo perdonare. 5 giugno 1944. Italia Libera. Si chiama Italia Libera il giornale che porta a casa Nino ed è l'organo del Partito d'Azione. Il 5 giugno titola Roma torna all'Italia. In quelle pagine leggo per la prima volta e riporto con meraviglia e anche un po' di emozione i nomi dei martiri antifascisti. Leone Ginzburg e Pino Albertelli. La lista continuerà nei giorni successivi. Nelle loro biografie si parla di prigioni e di confino, e poi di resistenza. Un mondo, una storia che solo ora comincio a guardare dall'uscio. Pino Albertelli diventerà il nome del liceo Umberto I, al quartiere Esquilino. Ed è da quella scuola che proverrà, 6-7 anni dopo, un ragazzino che mi si presenta alla riunione dei primi nuclei di studenti medi della Federazione Giovanile Comunista di cui sono responsabile. Ha i pantaloni corti e vuole iscriversi in solitaria e volontaria scelta. È Mario Tronti che diventerà il principale teorico dell'operaismo, autore di un libro diventato celebre, Operai e Capitale. Per la sua provenienza dalla Pila Albertelli, per un riflesso condizionato che opera tuttora, per me rimane sempre associato a quel primo numero dell'Italia Libera. Sullo stesso giornale, Italia Libera, si raccomanda, prima pubblicità o semplice consiglio, di comprare cucine duplex con cui si può cucinare anche con la legna, caratteristica essenziale visto che non c'è il gas. Lo noto quasi con gioia perché il fuoco con i rami del giardino mi ricorda le vacanze in montagna. Luglio 1944. C'è, ora, una specie di governo, chiamato CLN, un comitato dei partiti che hanno fatto la resistenza e dentro ci sono anche i comunisti. Si rifonda tutto, anche l'ordine degli avvocati. Stamattina Nino è andato alla prima assemblea in tribunale ed era molto entusiasta. Nei giorni scorsi, al Visconti, hanno fondato anche un'unione degli studenti italiani, ma ne so poco. 9 agosto 1944, 15 anni. Quando il 9 agosto compio 15 anni, sono già avvenute un sacco di cose. Molte riunioni di studenti universitari, di cui mi raccontano gli amici più grandi. Ho visto un film che mi è piaciuto molto, La febbre dell'oro, di Charlie Chaplin. Al Berrini, che ha riaperto. A Campo dei Fiori c'è il nuovo mercato nero. Io partecipo poco. Ho appena finito il quarto ginnasio e non saprei dove andare a mettere il naso. Continuo a diffidare dalla politica e a essere assorbita da me stessa. Prima di ogni altra cosa, devo provarmi che non ho paura di niente. Condizione, secondo me, per affrontare la vita. Così, la notte, quando tutti dormono, esco circospetta di casa. Sto al pian terreno e nella mia stanza c'è una porta finestra che dà sul giardino. E da lì è facilissimo scavalcare e approdare in strada senza rischiare il rumore del cancello che si richiude. C'è il coprifuoco, ovviamente, ma io ho con me un coltellaccio da cucina per difendermi. Sono così presa da me stessa e dall'analisi delle mie reazioni alla paura che non mi rendo conto del rischio di scrivere tutto sul diario, che non mi sono mai preoccupata di chiudere in un cassetto. Risultato? Il giorno seguente trovo alla porta finestra della mia stanza un lucchetto. Non posso più uscire. Senza dirmi una parola, mia madre, dopo aver curiosato, ha provveduto a sottrarmi al rischio, più che di un colpo di arma da fuoco, di uno stupro.